Saremo ricchi ragazzi, benvenuti di nuovo sul canale. Oggi continuiamo a costruire l'ingresso per la città di Lordaeron. Vabbè, man mano vi farò vedere, quindi in questa parte costruiremo le torri, metteremo delle bandiere. Allora, io direi, chiudiamo intanto qua, togliamo sto blocchetto, qui ripuliamo un pochettino, anche se poi andrò a pulire dopo, e mettiamo i blocchi e chiudiamo qui. O mettiamo le scale, le metterei, o meglio, attorno le metterei tipo al centro, in questa maniera. Allora, togliamo qua, facciamo una, due, in questa maniera, praticamente così, come se fossero dei muretti antichi comunque. Chiudiamo qua in questa maniera. Penso mi servirò altre scale. Quindi, allora, andiamo a craftare. Togliamo questo blocchetto, ci scendiamo subito e craftiamo. Allora, mettiamo qui, facciamo altre scale. Sì, buonanotte. Allora, dividiamo in questa maniera. Ok, 12. Dovrebbero bastare. Risaliamo un altro poco. E andiamo a mettere le altre. Allora, sali. Niente, ok. Eccolo qui. Allora, e mettiamo. Chiudiamo in questa maniera. E poi della quale comunque andrei a fare la stessa cosa anche nell'altra, ovviamente dall'altro lato. Quindi mettiamo qua i blocchi in questa, levali, sistemali, ok, mettiamoli in questa maniera. Ok, così. Dopodiché metterei, dando il craft un altro workbench, così l'abbiamo a portata di mano. Negli angoli metterei comunque, mettiamo dei muretti e sopra delle staccionate. Quindi vado a craftare i muretti. 6. Vabbè, mi bastano per questa ma non per l'altra. Intanto piazziamo questi in questa maniera. 1, 2, 3 e 4. Andiamo a mettere. Mi preparo un poco di assi per fare le staccionate. Ehi. Ok, vabbè, ogni tanto mi lagga così. Allora, facciamo questi. Andiamo a mettere le staccionate. Quindi una, due, così, in questa maniera. E ok, ne abbiamo tre. Non mi servono, non mi servono ancora. Quindi andiamo a mettere nel craft ancora. Questo perché ovviamente non l'ho preparato prima. Ho tutto sto macello. Quindi allora mettiamo due. Chiudiamo in questa maniera. E così, ne abbiamo 9, 4 e 4, 8. Sì, mi bastano. Bastano tutte. Allora, mettiamo qua. Una, due, tre e quattro. Nei quattro angoli. Oh, vabbè, questa è andata a finire. Togliamo questa, va bene, ok, ci siamo. Allora, qui in cima andiamo a chiudere con un altro muretto. No, mi ha fatto un po' di più. 6, vabbè, dai. Mi sa che non è proprio la fibra. Vabbè, facciamo così, me li crafto dopo. Togliamo la workbench, facciamo un po' di spazio. Io direi di andare a fare. Intanto sistemiamo un po' l'inventario, me lo sistemo. Ok, io direi intanto di andare a fare un ponte che va dall'altro lato. In effetti mi converrebbe farlo, eh sì, andiamo infatti, facciamo così. Così evito di cadere ogni volta di fare sale e scendi. E evitiamo di cadere pure qua dentro, che l'altezza c'è. Quindi chiudiamo qui. Ok, ci siamo. Stesso lavoro fatto in questa parte. Sperando di non farlo. Ok, giusto, ok. Mettiamo blocchi scalette qui. Scale anche da questa parte. Penso che poi andrei ad allargare un po' la montagna, perché in effetti già questa montagna a ritroso non mi piace molto. Quindi intanto vediamo di piazzare ste scale. Lo sapevo che andava messa male ogni volta. Mi manca una scala. E no, di nuovo, andiamo a craftare di nuovo. Allora, i quattro muretti intanto li abbiamo. Quindi posizioniamo scala, craftiamo di nuovo. A sto punto ne farei un altro po' di, in base a quello che c'è. Mettili tu e buonanotte. Allora, e fin qui abbiamo sistemato questi quattro muretti. Allora, chiudiamo. Eccolo qua. Quattro angoli come abbiamo fatto dall'altro lato. Così. Staccionata di nuovo. Infatti la staccionata già si attacca al muro per quest'ora. Ora andiamo ad allargare un pochetto. Mettiamo qui il piccone, piano piano si sta pure spaccando. Rompiamo.
Ok, per ora dovrebbe bastarci. Allora, craftiamo altri muretti. E finiamo di posizionare di sopra. 1, 2, ok, 3 e 4. Ora sopra io andrei a mettere, posizionato comunque con delle scale. Scale di legno tutto attorno e poi chiuderlo. Penso che andrà a fare in questa maniera. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Infatti, intanto questi li convertiamo qua. Sì, li convertiamo in scale. 22, facciamoli tutti e va a fan bagno. Ok, 4, 3, 12. No, faccio un altro poco. Comunque non mi bastano. Occhio e croce. 24, dovrebbero bastarmi. Allora, blocchetti, saliamo e chiudiamo con le scale. Mettiamo così, in questa maniera, facendo attenzione ovviamente a non cadere. Ok, va bene, queste se sono state messe male. Ora le togliamo e le sistemiamo di nuovo. 1, 2. Nel frattempo sta facendo notte. Allora, noi chiudiamo tutto attorno in questa maniera. Vediamo di poterlo fare. Vabbè, te parevo. Togliamolo. È caduta pure. Allora, adesso lo facciamo così. Smantelliamo qua la montagna che tanto la dobbiamo togliere, questa di qui. Va bene, vediamo di scendere piano piano. Blocchetto, andiamo un blocco qui. Ok, mettiamo le scale. Continuiamo a lavorare al buio, anche perché mi sembra che non ho torce, quindi tanto vale, sono qui un poco riparato. Ah, va a fan bagno. Un po' riparato qua sopra. Allora, andiamo avanti. Scala. Oh! Se ogni volta non failo a mettere queste cose non mi diverto, eh. Allora, togliamolo di nuovo, ecco è caduta. E la chiudiamo qua così. Anche qui stesso lavoro. Ovviamente. Poteva essere. Va bene. Allora, blocchetto, allunghiamo a sto punto. Facciamo così, dai. Ok. Saliamoci sopra. E andiamo a chiudere pure qui. Ok, al centro lo chiudiamo qui con la lana. 1, 2, 3 e 4. E qui penso dovrei aver finito. Non ho in mente di metterci altro. Facciamo ora lo stesso lavoro anche in questa maniera. Cioè in questa maniera, anche da quest'altro lato. Allora, scala. Saliamo. E chiudiamo qui così. Allora, stiamo sopra. Lo chiudiamo pure qui. 1, 2. Ok, finora sta andando bene. Anche qui vediamo se dovrebbe risultare. Oh, ok, ci siamo riusciti. Chiudiamo tutto qua attorno. Se pareva, infatti, ovviamente le scale non ci sono bastate, quindi abbiamo ora. Oh, mi piazzo. Forse la workbench l'ho lasciata indietro. Vabbè, tanto chiudiamo qua 1, 2, 3, 4 e va a fan bagno, lo sappiamo. La workbench, infatti, se mi ricordo male, ecco, l'avevo lasciata indietro. Va bene, smantelliamo qui. Eccola lì. Ci prendiamo le scale che sono rimaste. 1, 2, 3. Forse sono quelle che ci bastano. In effetti sono le ultime scale che ci servivano. E sono precise, precise. Allora, saliamo qui. Mettiamo la scala. E chiudiamo. Che è mai possibile ogni volta. Ok. Allora, richiudiamo. Mi sa che pure questa è messa male. Ok, una. Ok, ora ci siamo, è giusto. Due. E l'ultima che è caduta. Sì, ma mi secca andarla a riprendere, sinceramente. Me la ricrafto di nuovo. Ok, dai, va. Andiamo. Oddio, mi devo andare a buttare andarla a prendere? Sinceramente no. Preferisco andarla a ricraftare e facciamo prima. Allora, ecco qui. 4, 1 e 2, precisa precisa quella che ci serviva, dai. Andiamo a riposizionarla. E fin qui ci siamo. La lana l'ho già messa. Sì, infatti, da qui già si vede il panorama, anche alto. Ecco qui, chiudiamo. Ma va, però. Ok, ci siamo riusciti.
Bene, queste sono il tetto delle torrette. Penso di andare a mettere delle bandiere qua sopra. Sicuramente andrò a fare in questa maniera. Non è male, non è male. Il panorama è pure bello. Comincia a prendere anche forma. E ovviamente non è finito. Aggiungerò anche altro comunque. Magari nei prossimi video farò vedere che cosa aggiungerò. Le scale, gli darò anche una sistemata. Allora, rompiamo qui. Pala. Diamo un po' una ripulita. Anche se poi sicuramente la camera andrò a ripulire un po' più cose. Fin quando possiamo togliere, togliamo qui. Ripuliamo pure qua. Ecco qui, raccogliamo un po' di oggettini. Ecco qui, ripuliamo un altro poco. Nel frattempo sento qualche zombie, qualcuno che mi attacca. Ecco qui, un piccinia. Oh, via, via. Cacchio, ragazzi, mi sta ammazzando. Levati, muori, muori. Ah, ma raga, vivi per miracolo. Un cuoricino vivo. Forse è meglio mangiare e andarcene a dormire, va, che è meglio. Allora, andiamo a dormire, almeno così, e fu sera e fu mattina, continuiamo a sistemare il nostro ingresso, che comunque già, come si vede, sta prendendo una bella forma, non è male. Intanto puliamo un pochettino. Togliamo tutti questi blocchi, cerchiamo di dare almeno un'idea vagamente di quello che dobbiamo fare. Continuiamo a mangiare le nostre patate. Ecco, togliamo un po' di terra, che sinceramente ora cosa se me ne fregherei direttamente. E salgo sopra. Poi ovviamente magari farei una sorta di ascensore. Così direttamente salgo direttamente sopra, senza scale, senza niente. Qui lo lascio così, così così lo chiudo e buonanotte. Ecco qui. Chiudiamo. 1, 2, 3. C'è qualche cosa. Vediamo se ho torce forse dentro. No. No, non le ho nemmeno messe da parte. Quindi a sto punto. Oh. Facciamo diventare una mob farm, dai, se ne frega. Chiudiamo direttamente, buonanotte. Vediamo di togliere questi quattro. Ok, chiudiamo a questo punto. 1 e 2. Dall'altro lato. Allora, qui è dove metterò le colonne. Però c'è qualcosa che non mi inquadra. Aspetta, in linea. B, raga, in effetti abbiamo un livello in più. Ok, smantelliamo qui. Sì, per sbaglio ho fatto un livello in più di muretto. Allora, chiudiamo. 1, 2. Ok. Ecco, ora chiudiamo velocemente qua. Ecco qua così. Allora. Chiudiamo. E chiudiamo. Ok, ci siamo. Tanto ci siamo sbagliati solo di un leggero blocco. Allora, qui lo chiudiamo. Ecco, ora siamo in linea, infatti. Allora, qui metteremo ora le statue all'ingresso, delle colonne, il ponticello dove c'è la workbench, andrò a mettere dei muretti comunque, o a scale, penso forse a scale le andrò a mettere, come ho fatto con le torri. Qui lo chiudo pure. Sì, credo che già ci siamo. Sta cominciando a prendere forma e a prendere piede. Che dire, non è male. Allora, va bene, forse penso che in parte potrei anche chiudere qui, magari qui lo levo. Ok, quindi che dire ragazzi, questo è l'ingresso della nostra città. Spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci, lasciare dei like e dei commenti. Ci vediamo al prossimo video continuando l'ingresso della porta di Laurdenau nella nostra serie di Vanilla Azeroth. Che dire ragazzi, alla prossima!